niente, sì, stiamo riposando, vedi? Dopo un stressante viaggio, perché è stressante quel viaggio che hai già fatto? È che io non lo so, io ti ho detto, non andiamo troppo lontano. Direttamente, ma in Sicilia andiamo. In Sicilia? La prossima volta prendiamo l'aereo. Io non la prendo. E perché? E perché c'ho paura. Lo mando io, capito? Oh. L'aereo dobbiamo prendere la prossima volta. Io 9 ore e mezza di viaggio, non li faccio. E poi il traghetto, l'estate... Visto che è stato meno brutto. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Che tanto devi andare lontano? Che te l'ha detto? Hai capito? Tu non comandi niente, comando io. E la donna chi è andata? E la spesa che la va a fare? E chi si alza la vesta? Io. Si alza la vesta? Sì, la birra te la alza la vesta. E mi dica che te c'è? Abbiamo un elenco incredibile di tè, tutto dall'Inghilterra, ottimo. Abbiamo il numero 24, il Wild Berry Rubois. Il Wild Berry Rubois? Sì. No, non c'è quell'altro. Sì, certo, abbiamo il numero 25, questo è una spezia più particolare, estiva rinfrescante. L'Oriental de Spiss. L'Oriental de Spiss? Sì. Sì. Poi abbiamo questo qui che è un infuso adatto agli amanti. Oh. Il pitch apricot del Rubois delle Chantilly. Il pitch delle Rubois delle Chantilly. No, grazie. Poi abbiamo il paradiso dei Caraibi, White Coconut de Paradise. Oh no, no! White Paradise cadute tutte nuda, no! No, nemmeno? No. E poi abbiamo qualcosa di Carcadet, addirittura Carcadet, l'Orange Blossom, direttamente dalla Carolina. L'Orange Blossom! Mi senti a me un po'? Sì, mi dica. Noi non siamo andati in Inghilterra. Sicilia? Noi alla Sicilia siamo andati in giro, non abbiamo già trovato il Wang Show. Per piacere, a cosa sappiamo fare l'italiano? Sì. Se ci porta il gran italiano! E ci dà voglia! Sì. Che state zitto che sta arrivando tuo cugino Carmela, taglia, state zitto! Chi è quel? Carmela, abita tuo cugino! No. Arriva... Sì, no, dai, non dire niente, siamo andati, ma sì, signore! Che è quel dice a tutti! Siamo arrivati! Non vi avete fatto sentire! Sì, è stato il tuo gradimento la granita? E come? Uh-huh. Nicolino, d'amore in poi mi devi portare sempre dal gabbiano che mi piace. Bravo. Mi piace, c'è sole, c'è, guarda, anche le palme ci sono. Carmè, noi ci dobbiamo andare, che dobbiamo andare a disfare le valigie. La cosa che mi raccomando, non dire niente a nessuno, non fare come al solito. Beh, ciao, statevi bene. Ciao. Andiamo, amore, andiamo. Michele, sai chi ho trovato? Ho trovato a Sisina e a Nicola nel bar. Però mo se ne sono andati che devono disfare le valigie. Io te l'ho detto a te, però tu mo non lo dirà nessuno. Senta, sì. Se gli metti un po' di Bucalax. Hai capito? Sicuro, ma il prezzo è a parte poi. Sì, sì, non ti preoccupare. C'è Nicolino. È un Bucalax, lo guarda a metà a te e a Mount, no. Non a me. Siamo onorati di averlo in questa struttura. A proposito, ma te l'hanno poi data la ricetta della patate, riso e cozze? No, non l'ho più avuta. E vabbè, vuol dire che mi accontenterò anche per domani della solita minestrina. Amore, Sisina, che sto guardando? Nicolino! Sì! Sto vedendo da Clerici! Vuoi vedere proprio se tu sai cucinare come fanno l'altra alla Clerice? Sisina? Sì. Cara mia, tu lo sai che cucino per bene! Io della Clerici non la penso proprio! Vedi,
Guarda a me adesso come faccio patate di seccozzo, così una volta me la devi fare tu a me. Sì, come... Qua a 30 anni cucino sempre io, cucino. Se... Ma vedete, io mi devo boccare le mani. Cominciamo la procedura, guarda a me! E come? Si prende la cipolla. Sì. Si toglie il pezzettino, vedi? Sì. Si toglie il pezzettino, poi si prende l'aglio, si mette l'aglio. Vedi l'aglio? Sì, si vede. Si vede? Poi vedi? Poi si prende il pezzemolo, vedi? Si dice il pezzemolo, vedi? Va bene? Sì, sì. Poi si prende il pomodoro. Ma due pomodori. Sì, caro, so. E vedi il pomodoro? Sì. Poi si prende l'occa, mi lavare le mani. E vai, bravo, bravo, come bello, igienico, mio marito, mi dolino, igienico. Igienico. Poi si prende l'olio? Sì. Si mette l'olio, vedi? Sì. E poi si prende le patate. Si mette le patate, vedi? Un po' di sale, deve essere grosso, vedi? E pepe. E metra sei. Sì, lo so, caro, Ma non che ha messo questa procedura? Mi mette le cozze, vedi? Sulle cozze, sì. Le patate. Sì. Lo vedi? Così? Poi si mette un po' d'olio sulle cozze, perché il riso non deve attaccare sulle cozze, vedi? Così? E si mette il riso! Vedi il riso? E fai così, vedi? E questo. Poi si riprende di nuovo, si mette il pomodoro, la cipolla, l'olio, il prezzemolo e si copre col formaggio. Mancava il formaggio. Vabbè, ci vedi? Una lo vedi? Eh sì, ma tu sei la condessa, tu. Sì. Si mette il formaggio, vedi? Formaggio? E si riprende di nuovo. Si mette l'olio, il prezzemolo. Capito? Sì, adesso capisci. No, ma adesso ti faccio vedere come si copre bene bene. Sì. Allora devi aprire le cozze. Tu vuoi aprire le cozze? Se non mi fai vedere. Guarda, prendi sì. Così. Brava. Fai così. Poi fai così. Sì. Ecco. Prendi l'olio e copri le, sì. Sulle cozze. Perché il riso si deve non attaccare. Ecco. Poi si prende il riso e si mette qua, vedi, sulle cozze. Vedi il riso? Bravo, come bravi, corino, come bravo. Dove lo trovi così? Da domani lo faccio io. Amore. Sì, da domani. Ma dico, lo dici, faccio io. Non lo fai mai. Si mette l'olio, non sul riso. Vedi l'olio? Si prende il prezzemolo, vedi? Ma che male che c'hai, amore! Poi si prende il pomodoro, vedi? Pomodoro, poi si prende la cipolla di nuovo. Guardia, sto guardando, cosa è? Perché la prossima volta tu la fai uguale? Non ti preoccupare! Dici sempre, fammi provare, e quando devi provare? Mai, non provi mai! Se non mi sei, come devo fare? Poi prendi l'olio, vedi l'olio? Metti l'olio, perché questo è l'odore, che sì, gli aromi. No, a Milano siamo, non a Roma. Prendi il formaggio. Vedi il formaggio? Poi si prendono le patate, amore. Vedi le patate? Madonna, che male gentile che c'hai, amore. Adesso si fa la procedura di nuovo. Anzi, si mette il prezzemolo. Si mette la cipolla. Si mette di nuovo il pomodoro. E il formaggio? Sì, dopo mettiamo, amore. Hai visto che sono attenta, hai visto? Così ti voglio! Devi mettere il pepe. E dici che ti brucia a te? Già, ragione, mi corino. Vedi? Ci metti il formaggio. Vedi? Un po' di sale. Un po' di olio. E adesso copriamo d'acqua, amore. Come fai? Per voi? Vabbè, come faccio senza di che? Come faccio? Vedi, mettiamo l'acqua. Come bravo, mio ricorino. Che bravo! Ecco, amore! Patate! Risse e cozze! Che bello! Buonasera, spacciata. Buonasera, signor Nicolino. Cosa c'è? Sì, mi sono permessa di far assaggiare patate, riso e cozze fatte da me. Very good. Sì, good. Pienzi Tocinto, come il topolino, non se ne è scappato. Dove sta? Quell'amore mio. Gli ho preparato patate, riso e cozze, come la desidera valere. Che meraviglia, grazie. Finalmente, stasera dirò a mio marito che ho cucinato patate, riso e cozze. E lui crederà che sia stata io. Ah, sì. Vuoi pozzicata, Nicola? Non dica niente, Sissina. Beautiful. Non la buttarsi, la deve baciare. Sì, no, dico beautiful, bellissimo. Grazie. Arrivederci. Piccolino, a ballare.
che andare! No! A buttare la mondese! La mondese! Andiamo a prendere con le cose! E perché la cosina tua, si sina tua! Non si è accorto di niente! Non si è accorto, Sissina? Mi sono accorto! Che accorto? Perché c'ho l'occhio falco! Che c'hai? L'occhio falco! Lo so, tu sei da falco, sei! E poi così arriva mai quel piatto! No! Guardate, sei cotto, dove l'hai messo? No, sta in cucina, sta! Sta in cucina! Vieni! Che se l'ha mangiato? Non si è mangiato tu, ma sì! Alcuni di la casa! Chi l'ha mangiato? Ah, lui l'ha mangiato! Sei andata? A chi? Alla biondina? No, non ci sto, non ci sto! Carmini! Gli altri chiamano! La proteggete!